C'è stato un incontro su piattaforma che avete avuto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Termali. L'amministrazione comunale ha fatto sapere che l'associazione prende in carico in buona sostanza la vertenza delle terme di Sciacca. Sì, noi ci stiamo muovendo ovviamente con l'interlocuzione con la Regione. Abbiamo avuto un incontro con l'assessore Armao e io chiederò nuovamente un incontro al Presidente della Regione, anche alla luce di quelle che sono le istanze e le sollecitazioni dei comitati, dei rappresentanti, per cui è evidente che la città debba essere ascoltata. Però oltre a questo noi ci stiamo muovendo perché io ho scritto direttamente all'INAIL per chiedere elementi e questa riunione con ANCOT, molto importante, ha anche consentito di aprire altre interlocuzioni. E il comune è una parte in causa fondamentale. Ci siamo sempre detti fino allo sfinimento che le terme appartengono alla città, per quanto non siano di proprietà del comune di Sciacca, e perciò, per quello che riguarda l'amministrazione, nulla deve rimanere di intentato. E l'interlocuzione con ANCOT è a questo riguardo, secondo me, importante e significativa.